Allora, Flavio Briatore e la apertura della pizza di Crazy Pizza Napoli con le polemiche, perché i napoletani pensano di essere i monopolisti della pizza. No, però anche oggettivamente lui, non anche è vero. Lui adesso, ecco Briatore, sono i monopolisti della pizza? Hanno il, come dire, il monopolio di chi può aprire una pizzeria? Beh, o ne no? Hanno l'imprinting. Ne hanno l'imprinting. Ma non è vero nemmeno questo. Non l'hanno inventata manco loro la pizza. Dai, su, vai. Chi, come no? La pizza margherita l'ha inventata a Napoli. Ma che scherzi. Però la pizza non è che l'hanno inventata. Non è che sia solo per i napoletani, l'hanno inventato i napoletani, e se non è napoletano non è la pizza. La pizza è un bene UNESCO per tutti. Esatto. E tutti fare la pizza. Poi ha detto un'altra cosa, i napoletani non hanno valorizzato l'esportazione della pizza. Cazzo, lui l'ha fatto, questo non l'ho capito bene questa cosa qua. Tu, lui dice, non hanno fatto l'impresa della pizza all'estero. Ma i napoletani, che bisogno c'è di farlo? Come? Senti, la pizza è conosciuta in tutto il mondo, no, grazie lui a Napoli. Dice, io ho esportato adesso questo marchio di pizza in giro. Loro sono rimasti lì a Napoli. Il suo marchio di Crazy Pizza la fa pagare 50 euro la pizza, ma che razza di roba è? Noi in Italia non abbiamo neanche valorizzato la pizza, perché non c'è un brand italiano di pizza al di fuori di queste pizze, perché sono tutta gente che ha una pizzeria, due pizzerie, tre pizzerie, non sono mai esportate fuori dall'Italia. Noi le nostre, noi almeno le stiamo esportando fuori dall'Italia. Cioè lui dice, se fai una pizza da tre generazioni e hai una sola pizzeria, hai perso 150 anni perché non sei stato capace di esportare il tuo prodotto all'estero. Non è una colpa, anzi, a Napoli ci sono una serie di locali storici, loro si sono dedicati a quello, non è che hanno fatto il franchising della pizza, ma poi non è neanche vero questo, perché Sorbillo, ad esempio, per non fare un nome, che è una catena di un noto pizzaiolo napoletano, ha fatto una catena che si chiama Sorbillo, che è il nome della sua pizza. Non so se anche all'estero. Quindi di che cosa parla? Poi non è che se uno esporta all'estero è figo, e se uno ha la trattoria storica napoletana. Ti posso dire una cosa? Io amo i locali della Spacca Napoli, ad esempio, o che ci sono queste, anche che questi, fanno la questi pizza posti a 4 anche un po' euro, brutti, diciamo, che fanno la pizza anche un a 4 po' euro. Brutti, posso dirti, anche un po' brutti, un po' della Bre, usiamo un termine importante, impegnativo, un posto della Bre, si chiama della Bre, si dice, bello, con questi tavoli della Bre. No, della Bre è un termine francese, vuol dire un po', come si può dire, un po' antico, un po' trascurato. Ti piacciono i posti dove la pizza costa 5 euro? No, col tavolaccio in legno, ad esempio a Roma, bellissimo, l'obitorio, non voglio dire il nome, ma è conosciuto come l'obitorio, è conosciuto a Trastevere, è conosciuto come l'obitorio, è un posto un po' della Bre, un po' antico, con questi tavoli un po' brutti, questo ambiente apparentemente squallido, apparentemente, ma in realtà strepitoso. Questi sono i posti da valorizzare, questi non le catene, le multinazionali, e lui dice, sono io che faccio la pizza, ma che cazzo è? E tu non gli hai detto niente, tu Briatore zitto, prono, dice che la pizza napoletana sembra una chewing gum, questo è grave, perché senti a questo. Coccolarlo, perché magari sei un suo consulente, non lo sappiamo. Ma quale consulente? Non lo sappiamo. La pizza alta 2 centimetri, come quella napoletana che c'ha quel cordone attorno, c'è cioè quelli che l'amano molto più sottile come la nostra, per cui... Tu la ami sottile, no? Ma quella alta non ti piace? Anche a me piace. No, a me alta non piace perché sembra di avere un chewing gum. Sembra un chewing gum. Adesso questo non si può dire. Incredibile. La pizza di Napoli sembra un chewing gum, quel cordone. Ma abbiamo qui, diciamo, un nemico giurato di Briatore. Non è, diciamo, l'unico, non è che si occupa solo di Briatore. No, io non sono un nemico per nulla, anzi, mi sta anche molto simpatico. Guido Mori, buonasera. Ciao a tutti. Allora, Guido Mori è direttore dell'Università della Cucina Italiana, direttore di corsi di food. Bari. Io conoscevo, chiedo scusa, lui lo conosco. Io conoscevo il prefetto Mori, però. Quello che ai tempi del fascismo mandarono il prefetto Mori in Sicilia. Ma non siamo parenti. Bravissimo. Non è parente assolutamente. Allora, tu hai contestato molto questa pizza a 17 euro. Questa pizza di Briatore. Ma perché? Bravo. Che cazzo te ne frega a te, Mori, se uno va a pagare una pizza a 17 euro? Sarà legittimo mettere la pizza
pizza 17 euro, addirittura. Che cosa hai detto? Che se la deve? Secondo me se la deve mettere, cioè dove c'ha la sua cultura della pizza, il cordone, cornicione. Beh, non sa nemmeno la differenza fra una pizza e l'altra, sa di chilling gum. Cioè io voglio dire, ma uno che si occupa di pizza saprà qualche cosa sulla pizza o non sa un cazzo? Cioè, poi secondo te non sa un cazzo? Ma l'ha detto adesso. Se vabbè, vabbè, il gum, l'imprenditore, il cordone, mica deve essere un esperto, ho capito, di pizza. Ma se te vendi le macchine saprai che macchina stai vendendo. Se fai l'imprenditore saprai quali sono i tuoi competitor. Avrà un'infarinatura sulla pizza. Ma dice che non ci sono marchi di pizza all'estero, è pieno, via per favore. No, di napoletani, di e napoletani, di italiani che Sorbillo hanno esportato. Sorbillo non so se è all'estero pure. Ma Sorbillo ce ne ha 200. Tra l'altro lui è terribile, fa la pizza all'ananas. Ma perché gli, però ce ne so, perché ce gli ne hai fa detto di mettersi la pizza nel culo? Ma perché non è più una pizza, è una presa per il culo. La pizza è un oggetto che si mangia. Quella lì è una rappresentazione di qualche burino che vuole andare a mangiare in questi posti stile Salt B per pensare di essere ricco, per cioè, pensare secondo, di essere qualcuno. Cioè, secondo altro te i suoi clienti non sono gente che ama la pizza, ma figura, arricchita. Ma figurati, ma chi mai? Ma non solo. Ma gente, capito, burini, io sono andato una volta, scusa, mi sono andato due volte da Briatore e ho mangiato un'ottima pizza. Sì, per mangiare una pizza normale, come puoi mangiare adesso, ovunque. Adesso te la faccio arrivare, ovunque. Guarda, te la faccio arrivare. Vai. Abbiamo ordinato una pizza da Crazy Pizza. Vai. La sono fatta portare da Crazy Pizza. L'aspetti e adesso l'assaggi. Ma cazzo, sì, fresca, fame. L'assaggi e mi dici com'è. Onestamente me lo devi dire. Te lo dico onestamente. Me lo devi dire onestamente, perché ho mangiato una pizza straordinaria. E ora te sei esagerato. No, non sono esagerato, sul ma serio. Sì, te perché te l'avrà offerta. Ma qual è quella? Sarà stata anche buona. Adesso arriva. Sarà adesso stata anche buona, ma come si fa a dire che la pizza col coso alto è chewing gum? Cioè a me pare anche offensivo. Chewing gum, rispetto alla chewing gum. Io lo voglio assaggiare. Fermo, assaggia e poi mi dici, vai. Prego. Vai, mentre assaggi io vado, vai. Allora, siamo arrivati con Guido Mori, chef molto critico nei confronti del Briatore. Una margherita, una margherita. Allora, dimmi, dammi però, quanto costa la margherita del Briatore? Hai detto che se la deve ficcare nel culo. Hai detto che meglio bassa. Come medio basso? Medio basso. Ma non puoi dire medio basso, è una pizza straordinaria, io l'ho assaggiata. Ma dai, quanto costa? È una pizza medio bassa, farina qualsiasi, ingredienti sopra. Ma sono come tutti, sono un po'. Avvicinati al microfono, sono tutti al top gli ingredienti. Ma assolutamente no. Ma come fai a dirlo che non sono al top? Dal gusto che hanno. È una pizza buonissima, costa 17 euro questa pizza qua. Sì. Ma lo sai quanto costano le margherite a Milano normalmente? Possono costare fra anche i 12 10. E i 16. E questa da Briatore vivi lui dice che vivi un'esperienza del lì. L'esperienza è quella di uscire alleggerito, certo. Dai, è un'esperienza è un po' se vuoi come se te prendi un oggetto e lo trasformi. Euro. Cioè te questo prendi un oggetto che è una pizza e lo trasformi in un'altra cosa. Certo. In uno col show. Marketing, ma non sei okay. Uno show, ma tu non sei obbligato ad andarci. Ma nessuno è obbligato, però io posso esprimermi rispetto, certo, a quello. Ma per carità di Dio. Per esempio, io sono stato a fare una discussione con Max Mariola che faceva la carbonara a 30 euro. Mio amico, assolutamente un genio. Ho fatto amicizia anch'io, è simpatico come una bestia. Perché non può vendere a 38 euro la carbonara? Sì, ho capito, però gli ho detto, ma visto che c'è lo show, quando te vai via, li fai lo sconto agli enti o no? Perché gli alimenti non sono solo show, sono anche quello alimenti chef in sé. Scusami, esatto. Se quella carbonara a 38 show, quello euro chef che tu hai 30. Citato questo chef che tu hai citato da la carbonara a 30 euro, simpaticissima, ha scritto anche un libro molto divertente. Sì. L'unica il libro bellissimo. Dopodiché mi ha detto, io vado lì con la moglie e questo ansima mia moglie mentre mi fa la carbonara. Ma che cazzo fa uno è? Show basato in che senso sulla l'esperienza sessuale con la carbonara? Sì, perché ha quest'area molto se la sente molto. Sì, ma non è una cosa sessuale, è la sessualità dell'alimento. Sì, certo. Non con la moglie, sì, ma però, non con la moglie. Però si mette lì ad ansimare, dice: lo senti l'uovo? Se io sono con mia moglie o sono con il direttore di Cerasa, dovevi andarci una da Roma. Non voglio avere un cuoco che mi viene lì e mi fa: lo vedi non il pesce, andare, lo senti? No, però, scusami, lo faccio alzare. Posso chiedere a Mori se secondo lui anche una carbonara a 38 euro è un'esagerazione? Non è più una carbonara, diventa uno show, come dici te. Ma non è più una. Qual è il problema? Il problema non è più un alimento, diventa uno show, diventa la rappresentazione di un alimento. Ma non capisco. Dunque è una cazzata mettere a 38 euro secondo te? Ma allora, secondo me, per la mia logica, assolutamente cioè non sì. Ci andresti mai? Ci sono stato a mangiare, però non ho mangiato la carbonara, devo dire. Ho capito, ma secondo te è proprio una contraddizione in termini una carbonara a 38 euro?
non è più un alimento, diventa la rappresentazione di questo, diventa la rappresentazione e diventa più che un alimento l'idea di stare con uno che è molto famoso sui social, di stare in un luogo bello come è la parte di Milano, però non è più un alimento, ma è un'altra cosa. Ma non è vero, può essere buonissimo anche l'alimento, oltre al fatto che c'è questa esperienza, che uno va là a fare un'esperienza, che cazzo te l'ha detto? Uno può, cioè poi che magari fa schifo, tu pensi che questa qua sia medio-bassa, secondo me è una pizza straordinaria, leggera, leggerissima, una pizza straordinaria. I cuochi secondo te perdono tempo ad andare in TV? Se sei contro i cuochi in TV? Dipende che cosa fanno. Masterchef, cose di questo. Quella non è una trasmissione di cucina, ma è una trasmissione di intrattenimento, cioè niente con la cucina. Sì, ma in generale i cuochi in TV che... E se fanno qualche cosa che ha un senso la loro attività, sì, altrimenti no. È pieno di influencer sul cibo in giro. Sì, un dramma esistenziale. Ma perché un dramma? Uno non si può inventare di essere influencer sul cibo, chi ma se ne frega? Ma uno si può inventare di fare quello che vuole, poi se costruisce una ricetta e la fa a cazzo di cane, è anche normale che qualcun altro gli dice hai fatto delle stronzate. Come in tutto, Sì, ma ho capito. Ognuno può fare che li pare. Tu hai detto addirittura che Barbieri non andrebbe manco ascoltato. Che ti ha fatto il povero Barbieri? Quando parla di scienza e cucina è una roba veramente. Ma questo va a gusti, che ne so, ma sarà uno che se ne intende. Io non parlo dei suoi gusti, gusti nei confronti di Barbieri. Sarà uno che se ne intende Barbieri di cucina, o no? Di quello che ha detto, per esempio, la Maillard non sa cosa sia. La parte dell'umami ha sparato delle puttanate fuori dal mondo. Adesso non so cosa. Cioè, non è un esperto. Parla, dice e si sigilla la carne e fa un po' casino fra l'essere un idraulico e l'essere un cuoco. Cioè, per dirti, adesso mi sta scrivendo, giusto per darti la dimensione, no? Chi Cortona e mi dice. Come? Chi Cortona? Ma chi cazzo è Chi Cortona? Imprenditore. Ma non lo so, ma se tu ti conosci te, ma tu non conosci un metalmeccanico, questo è il dramma. Perché tratti male le persone? Lui mi scrive, se gli danno 38 euro è bravo, vendere le solite robe a di più vuol dire che sei un fenomeno. Questo è quello che dice, che tu hai trattato malissimo questa persona che mi ha scritto. Sono d'accordo, tu sei molto contro Israele, vero? Io? Tu? Chi? Sì. Ma io non sono contro Israele, sto pensando che stia facendo un genocidio in questo momento. Non pensi i coglioni. Io in questo momento sta facendo un genocidio. Io mi occupo di quello che mi pare. Ma come fai a dire che sta facendo un genocidio? Sei impazzito? Ma no, stanno morendo un sacco di persone che non hanno. Non c'è la volontà di annientare un popolo, scusami adesso. Un po' di più. Parla delle tue cose. Io parlo di quello che mi pare, ti ringrazio. Non ho bisogno di autorizzazione. Io non parlo di cucina. Ma io parlo di quello che mi pare, non siamo in uno stato nazista. Parlo di quello che mi pare. Certo, ma non hai allora puoi dire ti è concesso dire non sono d'accordo, non parla di quello che voglio io. Non è d'accordo, sicuramente non sono d'accordo manco io. Secondo me il genocidio è tutto da provare e secondo me non c'è la volontà di uccidere e di sterminare un popolo. Secondo di te sterminare sì. Un popolo, ma non lo stanno cancellando a quanto pare. Cioè, ma tu sai che cos'è? Sei tecnicamente un genocidio, sai che cos'è? Il genocidio è quello che è stato commesso dai nazisti nei confronti degli ebrei. In questo momento vengono sterminati in maniera sistematica. Cioè, stanno facendo la stessa cosa che facevano i nazisti. No, perché non hanno organizzato questo. E quello ma la guerra è fatta. Quello è genocidio contro dei terroristi attaccando la popolazione civile. Anche questo dove ci va di mezzo la popolazione civile. Capito, ma non è una differenza ma da poco. Sarebbe come se uno si trombasse la moglie e te li bombardassi la città, cioè è una roba ma senza proporzione veramente. Adesso mi pare l'esempio, mi pare assolutamente idiota e fuori contesto. Ma no, perché c'è una sproporzione enorme. Io, guarda, ti apprezzo quando parli delle cose su cui sei competente, cioè il cibo, rispetto alla tua opinione. Uno può avere un'opinione su qualsiasi cosa. Puoi avere tutte le opinioni che vuoi, però hai detto una follia, perché non c'è nessuna volontà di distruggere, annientare né un popolo. Lui è convinto che sia genocidio, per me è una follia. Può essere convinto di qualunque cosa, sì, anche, certo. Anche che Marte, anche che su Marte ci sono gli alieni, può essere convinto di qualunque cosa. Tra l'altro c'è uno studio e pare che ci siano. Fermo. Appunto, vedi. Guido Mori è sempre con noi, chef molto critico nei confronti soprattutto degli influencer. Mi segnalano che lei è un nemico di Giallo Zafferano. No, perché non sono un nemico. È un nemico giurato. Io non sapevo manco che fosse Giallo Zafferano. Giallo che Zafferano è la pagina di cucina italiana più importante d'Italia. Sì, E io quello che faccio è prendere i video quando ci sono degli errori tecnici, gli li smonto, fai un culo così. E li commento tutti gli errori che ci sono. E loro impazziscono, ti hanno bloccato, che hanno fatto? Ovunque. Anzi, quando scrivo commenti tendono a cancellare. Parenzo potrebbe dire, lei ha molto
molto tempo libero, però, perché lei fa lo chef, fa il professore, non so che fa, molto amministro tempo. Due aziende, un'azienda agricola. E si prende pure il tempo per andare a rompere il cazzo a questi siti. Ma che dormo, dormi giusto e l'onesto. Ma che ti frega? Ma che ti frega di andare a rompere i coglioni a la zanzara, parla di genocidio in Israele, fa un cazzo tutto il giorno questo che lo dico, guarda i siti, fa due commenti. Dunque, secondo te, veramente, tornando al punto, Israele sta commettendo un genocidio, secondo lo chef. Sta facendo una strage. No, no, hai detto genocidio, ma una cosa incredibile. Ho anche postato, se vedi, c'è un post bellino. Vabbè, in cui ho postato le parti della città. Mi hanno detto che tu cucini, mi hanno detto che tu fai molto bene la caprese, dai, vai a fare una caprese, che il tuo piatto, proprio il piatto tuo, e proprio tu dici, qual è il tuo piatto che sai fare meglio? L'ho sempre dichiarato, la caprese è il mio piatto preferito. Allora, un'ultima cosa che è questa, lui è anche un nemico giurato del Vaticano, non sopporti il Vaticano, tu, l'ingerenza del Vaticano, diciamo, no? Per esempio, saremmo uno stato laico, mi risulta. Assolutamente, sono dalla parte tua. Oltre a essere un sostenitore dell'eutanasia, e qui andiamo d'accordo, sostieni anche che gli obiettori di coscienza dovrebbero andare a trovare un altro lavoro. Cioè i medici obiettori di coscienza. Io ho un medico, lo pago per fare un lavoro, non me lo fa, lo licenzio. Dunque, è inconcepibile che ci siano dei medici, ginecologi. Se vuoi fare il ginecologo e lavorare in quel settore lì, perché poi ne esistono tanti altri, non puoi farlo. Cioè, devi rispettare le norme dello Stato. Devi rispettare le norme del tuo datore di lavoro, che è lo Stato. E dunque, se ti dice che l'aborto può essere fatto, ti adegui. Non sei d'accordo, vai a fare un altro settore. Ma che cos'è quel tipo, quel fetino, secondo te, quel fetino che vediamo? Che cos'è? Un grumo di. C'è una definizione che viene data. Dopo un tot di settimane o no? Che cos'è? Una questione della mamma e non una questione che riguarda né i medici obiettori né altri. È la questione della donna, che in quel momento è il suo corpo e deve essere rispettato questo. Guido Mori, grazie, a presto, ciao. Grazie.